Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Di Nuovo Piora. Siamo in guerra con la Spagna e con i Cavalieri de Rodi e contro mezzo pianeta che tanto non sta intervenendo. Non può intervenire perché ho bloccato il Mediterraneo, quindi non possono entrare a sbarcarmi da qualche parte. Stiamo cominciando a vincere battaglie su battaglie, sia navali che via terra, e stiamo puntando a prendere Rodi. Allora, questo qua lo mettiamo qui per continuare l'assedio bene. Qui stiamo bloccando il porto di Valencia, in questo modo l'assedio procede prima. Vinto ovviamente la battaglia a Rodi. Ok, qui proprio abbiamo fatto un casinone. Abbiamo perso un claim su un posto inutile che avevamo preso un evento. Ok, questo può intervenire qua a Dauphin o a Montpellier. Questi spagnoli stanno tramando qualcosa nella zona. Ok, attacco quelli di Montpellier perché Montpellier è un bosco, se non sbaglio. No, è una pianura, però cioè, è un forte in difesa, quindi se loro passano prendono loro il malus del fiume, mi pare. E il resto dei spagnoli non si sa dove stanno, però mo che prendo Navarra li intrappolo in Spagna. Stanno a vincere loro. Stanno vincendo loro anche se c'hanno il malus. Questo qua mi ha detto zella coi dadi. O forse vinco io? Sto vincendo io! Eh sì, mi ha detto zella coi dadi almeno una volta. Ok, qui ho fatto un casinone e poi vado ad intervenire qua sopra. Mo i cascarodi dovrebbero arrivare a sexy punti vittoria. Ho ammazzato il cappino d'Avignone, andiamo là sopra. Ah, questi mo non possono più tornare in Spagna. Achisi, cambiato cultura. Ok, quindi pure qua è finito l'arresto che c'era da Assai e mo devo convertire Avignone. Gli ottomani mi mandano i pirati, ma è tutto normale. Quasi punti max in tutto. Ok, andiamo in un'altra provincia sexy. Che c'è sta? Roma. Roma è la mia capitale, quindi. Ok. Sviluppo. Rimettiamo in Trentino il coso del mercato. No, non posso, è troppo presto. Quindi a 48 sviluppo. Cioè 48 di costo. Sviluppo a una roba tipo 30 e 30 rotti punti. Tiè, 40 sviluppo nella capitale. Niente male. Mica come un Nash dove c'eravamo 1000 sviluppo dentro al deserto, eh. Però vabbè, era ancora la patch in cui se potevamo fare cose rotte. Ho vinto l'assedio di Valencia. Quindi questo va qua. Questo niente, questo va qui. Questi. No, in realtà questo che sta nel territorio inutile lo faccio sbarcare. No, non lo posso far sbarcare perché qua non c'ho navi da sbarco, niente. Mo' quelli dei Rodi vengono a prendere pure queste isole. Ok, stavolta sto a perdere perché sto attaccando in montagna. Quindi questi è l'ora che se ne vanno. Ho vinto Navarra. Ok, questi li becco alla Burg e poi attacco Burgos. No, aspetta, 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 aspetta. Ok, tiè, ho messo la corsa. I spagnoli non c'hanno possibilità se non portano tutte le truppe che c'era scritto che ci arrivano. Ho vinto l'assedio dei Rodi. Ok, quindi mo sti 5 svizzi morono. Le navi dei cavalieri dei Rodi. Orzù. Ok, mo questi sbarcano qua a Menorca. Ok, quindi. Ricordiamoci sempre che devo far passare Global Trade. Global Trade, come vedete, si è sparso in mezza Italia perché tutti i centri commerciali sviluppati in automatico già ce l'hanno. Cioè, già se lo sviluppano facile. Quindi, qui credo che l'ho presi, ma non mi ricordo di aver letto. Cioè, non so se gli ho fatto sta qua perché non l'ho letto in realtà. Ok, l'assedio di Toledo è vinto, quindi posso andare a prendere pure Madrid. Vabbè, insomma, stanno a piagne i spagnoli. Stanno a piagne. Ok, devo soltanto vincere questa battaglia qua. Mo che appena questi se recuperano un attimo. Senti, faccio ballare mentre si ricaricano. Ok, intanto danno nuove colonie alla Spagna. Questo sta a prendere qua. Non potevo attaccare direttamente la Spagna perché era alleata del Portogallo che aveva altrettanti cristiani, quindi in quel caso sarebbe stata una guerra troppo pericolosa da fare, ragazzi. Quindi ho attaccato prima i The Knight, tanto i The Knight mi servivano lo stesso perché dovevo prendere Malta. Quindi in ogni caso un pochetto mi serviva fare sti impicci. Ok,
quindi questo lo rifacciamo unire a sta flotta qua. Ah, saranno a destra navi, ragazzi. Cioè, costruì, magari. Ok, yeah. Oh! Oh, anzi! Una nave, proprio così, l'ultima nave dei cavalieri de Rodi che te deve far trabocchetto. Non te fa passare con l'esercito. Ok, mo inseguiamo i cavalieri de Rodi. Tiè, basta. Basta, basta. Ok, intanto mi frego altre navi. Non si sa le navi che mi sono fregato a sta partita, ragazzi. Quindi questo deve andare a Granada. Questo deve andare a Malaga. C'è sta un forte in più qua che qualcuno ha costruito. 90 navi. Ok, la carniola è stata convertita e prendo pure del prestigio grazie al fatto che ho quell'abilità del Papa. Cioè quell'abilità dell'epoca. In carniola però sono usciti i ribelli. Vabbè, fortunatamente non erano i ribelli zeloti. Chi è? Attacca questo. Ci mettiamo un generale in più, che è venuto pure molto forte. Mi sa che mi conviene prendere i prestiti dei Burgers. A Burgos ho vintone, prendo pure questo esercito da 15k. Che non c'è il generale, però io ho il passaggio del terreno, no, c'ho il terreno marcio. La wipe out a quelli che stavano a Ibiza. È Ibiza, sì. Ok, in carniola hanno vinto i ribelli. Cioè, hanno preso la provincia di ribelli, perché me l'ho scordato dannacce. E vabbè, insomma, Spagna ha perso, su, ha perso. Ho preso anche quelle isolacce. Ajam sta in Golden Era. Altri 9 punti del Papa. Che ci posso fare con questi punti del Papa? Diplo Rap. Prestigio. Vabbè, niente di utile in realtà. Vediamo se riesco a arrivare ad investire un altri 35 punti per diventare Papa. Anche se secondo me si è buggato. Senti, Spagna. Allora, qua ovviamente ancora non accetta. Ricordiamoci che dobbiamo prendere quella là. Però, mi sa che mi conviene prendere il prestito dei Burgers. Dove sta? Ok, prestito dei Burgers. Global Trade mi dà un mercante in più. Quindi, prendiamo uno dei shock sulla cavalleria e 50 di supporto sulle caselle. Prendiamo 10 di amministrative efficiency e 250 governi capacity, development efficiency e università. E poi prendiamo pure un nuovo tipo di nave, più raggio coloniale e l'evoluzione del mercato. Posso fare una cosa nazionale, più uno di potenza missionario, ok. C'è un mercante da assegnare in più, lo mettiamo a Vienna. Questo era un piano malvagio che c'avevo da qualche puntata, da questa parte, che qua mo ci devo abbassare l'aggressive expansion. Mo che ho preso 10 di amministrative efficiency in più, sempre ste province me dai. Quindi in realtà io mi sa che prendo un'altra roba. No, se me dai sempre ste province sarà più facile pialle, ma io rosico perché vorrei prendere più. Vabbè, tanto sempre questo sarebbe il problema, quindi vabbè. Appena me ne dà, me ne pio. Questo può sbarcare qui. Sarà più facile pialle. La carniola è stata conquistata. Hanno rinunciato a quell'assedio che stava là. Mo che questo sbarca va a difendere Burgos. Ci mettono sempre assai a sbarcare, anche se c'hanno. Perché non atteri? Ok, dietro. Ok. Questo lo mettiamo qui. Ok, purtroppo c'è arrivato un trait negativo al nostro boss che non riesce a cioccare le spie, ma poco ci importa. Ok, gli blocco pure un altro slot di porti e di navi. Qui attacchiamo il nostro ragazzo insieme ai nostri vassallini. 7k dei nostri vassallini, sto pure in difesa, stavolta gli facciamo un casino. Ok, granata e ammazziamo qualche flotta. Mo qua gli faccio morire tutte le flotte, quelle appena costruite.
Beh, visto che sto là, facciamo così, eh. Oddio. Non lo so, aspetta, eh. Che ho vintone. Matrimonio con l'Inghilterra, ok. Tiè. Carpe Siege dappertutto. Lo farei con l'altro modo, ma se c'è sto esercito grosso qua, e soprattutto essendo buggato da qualche puntata a sta parte, non posso fare che premo S e divido tutto. Ho vinto un assedio di Leon, tu insegui questo qua, così lo ammazziamo. Posso fare Duomo di Milano, in realtà devo ripagare i prestiti dei Burgers, ok. No, ripagati 3. Ok, la becco 2K. Dopo che fai così, attacchi questi altri a Monteverde che c'hanno il morale basso. Ok, 2K morti. Mo qua gli crepo tutte le flotte che stavano ancorate. 18K. Mo i spagnoli si mettono a piangere, raga. In Istria. Ok, mazza, gli sta particolarmente a dar fastidio sta zona. Aspetta che vado prima a difendere là, eh. E poi vai qui. Ok, qui ho vintone e gli ammazzo l'esercito che stava a scappare là. Sta incastrato da forte, evidentemente. Ecco qui, wipe out all'esercito spagnolo. Qui c'è un altro esercitino spagnolo che dovrebbe stare intrappolato. Gli ho fatto un casino perché loro hanno attaccato in montagna sul forte stavolta, quindi stavolta ho fatto i piagne io. Malaga, ho vintone, tu spostate qui. In Gibilterra. Dai, su, su. Ok, dove stai scappando? Ok, stai scappando là, quindi facciamo il wipeattone. Ottimo. E basta, e basta. Eccolo qui, basta. Sta impicciata la Spagna, eh. Sta impicciata. 71K. Prima c'erano più cristiani di noi, invece mo sono finiti. Parlamento in Cosenza, ok? A Palermo. Va bene. Sta voglia di rappresentanza. Il nostro popolo, così, superiore. Ok. Qui ci stiamo prendendo anche i vari porti che stanno sull'Atlantico. Qui se vediamo flotte grosse, ok, noi siamo ancora più grossi di loro, però qua dobbiamo stare attenti perché le navi nostre non sono così tanto forti nel mare aperto. Ok. Vabbè, senti, 88%, ma mo che gli ho preso tutto l'inland a Spagna, oh, ecco, sta battaglia non c'è stata proprio un minimo di difficoltà, ragazzi. Cioè, qua gli ammazzano le navi. Che tragedia. 5 Republican Tradition, 10 Prestigio e 500 Ducati. Guarda, stavolta prendo 500 Ducati perché la Republican Tradition è altissima e non ho problemi. 2 di Prestigio per 1 di Republican Tradition, questo va benissimo. Ok, pure questo va a far Carpe Siege autonomo. Tu vai a ammazzare sti 5K, si becchi. Sei una Plasencia, allora ti inseguo. Ah no, se stanno a raggruppare in Portugal. Dove stai a scappare? A Ribagiao? Beh, andiamo a Ribagiao. Ribageijo. No, dove stai? A Lisbao. Stai a Lisbao. Tiè, questo tu vai qua. 96k nella stessa casella, non mi pareva il caso. Eppure 6k ci salutano. Tiè. Presa la provincia. Presa un altro po' di gente. Dai, su, basta. Bas, dammi il sud d'Italia. No, moda, ecco. Senti, ma io ho un ordine. C'ho... No, devo prendere proprio tutta l'Italia. Ok. No, niente. Niente. Devo prendere tutta l'Italia, il sud d'Italia insieme. Non è che ci sia un ordine particolare. Che ne so, se mai dovevo prendere prima Ostivale e poi dovevo prendere la Sicilia, avrei cambiato il trattato, però non è così. Oh, la Bavaria è di nuovo l'imperatore, meno male. L'imperatore solido, stabile, che difende l'impero. Andando a chiedere i polacchi.
90% di The Knight. Vediamo se i The Knight, diciamo, passando da loro, mi danno più cose. Cioè, non mi danno più cose, però forse mi danno le stesse cose. 95 mi danno le stesse cose che volevo e che mi sarei potuto prendere dalla Spagna, giusto i soldi probabilmente, comprendo. Queste saranno tutte tregue. Saranno tutti in tregua tranne la Francia. Quindi abbiamo preso un bel po' di roba. Il nodo di Genova, ragazzi, è finito. Ci manca preciso la Puglia, i quattro states della Puglia, e abbiamo anche un bellissimo monumento che non ci servirà perché scontro in guerra contro le altre religioni. Cioè, per carità, è tipo uno dei monumenti più forti, se non il più forte del gioco, ma se non andiamo in guerra contro le altre religioni non mi serve. Ok, queste 220 navi. Probabilmente dovremmo pure potenziare. Beh, questa calcola è stata una vittoria proprio completa, ragazzi. Cioè, che potenza siamo nel mondo? A seconda, la prima sono i Ming che ancora campano e che si sono espansi. Che si sono espansi, ragazzi, incredibile. Quindi in realtà siamo praticamente. A proposito, ma posso vendere l'Institution a qualche poraccio? No, vabbè, ok, tiè. Qua 1039 per potenziare 72 navi. Io mo aspetterei un pochetto e potenzio le navi. Qua vittoria completa. Manca solo un pezzo di Spagna e ci siamo. Buoni Ducati, quelli del Commonwealth. No, non ti do i Ducati, però li chiedo all'Inghilterra. No, mi dai dei soldi, tiè. Al contrario di quello che vuoi te. Tiè. No, no, non ti do, tiè, basta. Mi dai dei soldi, al contrario di quello che volevi. Tiè, i signori del commercio vanno a commerciare. Alessandria, sì, Alessandria c'ho un coso che sposta, quindi potrei metterci questi. Ci metto anche questo. Sono ammiraglio, non muore mai. Qua poi mi servono 30 navi da combattimento. Ok, tiè, perfetto. Fammi andare via quella commerciale. No, niente, aspetta. Quella 30 la lascio là. Aspetta, sto a fare un casino. Allora, queste sono 62 da combattimento. Quelle commerciali se ne vanno. E 30 che ho preso stanno là. Ok, queste le unisco. Mo, le 30 da combattimento voglio che si dividano in 10, 10 e 10, così le metto a fermare i pirati. Quindi ste 10 pirati a Genova. Split pirati a Venezia. Oh, e questo invece pirati a Alessandria, perché se no mi cominciano a arrivare notifiche di Aden che mi manda i pirati. Che nelle puntate precedenti mi hanno mandato al manicomio, ragazzi. I nostri ragazzi sono tornati. Abbiamo usato un bel po' di manpower alla fine, ma si strilla, ragazzi. Proprio nessun problema. Questo evento fa veramente schifo. Con 2000 userei un sacco di. Cioè, c'è uno sconto del 25% ai monumenti, ma 2002, cioè, nel senso è troppo, ragazzi. Secondo me non dovrebbe costare così tanto questo evento. Il Commonwealth ci chiede aiuto per combattere Hanalt. Quindi andiamoci. Quindi senti, uno che se sta a mettere qua ammazza i belli qua in zona, ti è. Quello che sta qua ammazza i belli qua in zona. Mo' quello che metto a Napoli ammazza i belli nel sud, ti è. E quello che sta a Roma non fa niente, così c'ho Jolly. Ok, mo' la presenza commerciale è proprio completa qua, eh. Il nodo di Genova dovrei essere praticamente solo io. Ecco, vedi, ci stanno Piati e Italia. Ok. Quindi probabilmente devo metterci forse, che ne so, altre navi da combattimento a fermare i pirati. Non ho mai capito come funziona sta meccanica di fermare i pirati, qua.
Quindi Ant Pirates a Genova. Dai, mettiamocene 20 a botta su sti punti principali. Ant Pirates a Venezia. Tiè. Questo che è arrivato a Napoli, mo gli facciamo fa l'ammazzamento ribelli in tutto il sud. Tiè. Come è accaduto con l'unità d'Italia. Cioè, veramente, cioè, stavano quelle bellissime storie dei generali italiani che ammazzavano i briganti. Infatti l'amore del sud Italia per il nord Italia in quell'epoca era leggendario. Mi pare che il grande scandalo che ha causato questa cosa era che invece di integrare l'esercito del Regno delle Due Sicilie nell'esercito italiano, quell'esercito è stato sciolto e quindi si sono creati tutti, diciamo, sti disoccupati che non sapevano che fare, erano solo buoni a pistasse e botte, e quindi eccoci qui. Eserciti regolari che sono stati sciolti senza motivo. E poi sono diventati briganti. Il brigantaggio è stato un casino quel periodo, è stato un casino. Ma c'ho due eserciti jolly, c'ho pure questo da 48 qua. Senti, mo che sono cresciuto. Tra poco posso fare un altro slot, eh. Mo che faccio i full state e abbasso pure coso, l'autonomia. Alla fine ne faccio un altro esercito. E poi i numeri dovrebbero essere tipo arti come l'ottomani. No? No, manco. Però vabbè, in realtà stanno... probabilmente parlando anche con la qualità e queste cose qua, alla fine siamo più forti noi, secondo me. Peccato che al contrario della Spagna l'impero ottomano sta tutto qua, quindi se vuole intervenire in Italia, interviene. Quante navi c'ha sto ragazzo? Ah! E sono poche! Quindi anche a livello navale li sfondiamo. Oddio, a livello de... terrestre, non lo so, è solo un'ipotesi che sfondiamo gli ottomani, eh. Ok, l'ultimo prestito dei burgers lo paghiamo. Il nostro trade adesso sta praticamente a 200 al mese. Gli ottomani ci fanno il claim sull'Istria, quindi forse stanno tramando qualcosa. Non ci piace, ma tanto in realtà adesso possiamo combatterli, secondo me si possono combattere. Tanto la linea delle Alpi, ragazzi, è difesa proprio a dir poco. Oh, mo, tutti i mercati tocca potenziali perché abbiamo sbloccato il livello dopo del mercato. Quindi mo andiamo su tutti i cosi che non mi consumano lo slot. Cioè, anzi, su tutti i cosi, su tutte le province commerciali e ci facciamo il mercato. Che fai? Ce lo fai? Tiè, 170 al mese. Cioè, quanto faccio al mese? Praticamente 150. Chissà quanto aumenta, perché faccio pure il 50% del mercato dappertutto. Si è reso stettino. Tutti sti minor che ogni volta se devono mettere in mezzo. Ma perché la Bavaria continua a accettare queste guerre che ogni volta gli passano sopra e sfondano tutto? Cioè, tutti i gol li abbiamo fatti. Mo, chi è? Venezia. Beh, Venezia, sì. Centro commerciale livello 3 a Venezia. Che fai? Non ce lo fai. Ok, qua devo fare i full core. Quindi Sicilia Est, abbassamento autonomia, qua pure, qua pure, qua pure, ok, qua c'è dappertutto già, quindi io penso che ci siamo, penso che ci siamo, già ho 17 cristiani liberi che potrei utilizzare, considerando questa autonomia che si deve abbassare, probabilmente almeno 20-30 ce l'avrò, sforo e faccio un altro esercito da 48. A Chisi 11 di potenza commerciale. Si arrende anche Bamberg. Una guerra in cui partecipo per finta. Ma i nostri vassalli. No, beh, in realtà il nostro vassallo va sempre schifo. Però in realtà, considerando anche la presenza di tutti gli altri marci che ha chiamato il Commonwealth, si strilla. Firenze 9 di potenza commerciale. Se prendi il 100% del nodo commerciale, 9 di presenza commerciale, sono 9 soldi, credo. O forse ancora di più, visto che poi si moltiplica trade steering e tutte queste cose qua, eh. Può essere che pure di più. Quindi attenzione. Oh, qui c'ho proprio il mercante addirittura, yeah. Anche se è la mia capitale, c'ho proprio messo il mercante. E qui c'era il piano malefico d'abbassare l'aggressive expansion. Qua... oh. Più 90% resistenza ai ma che te devo dire? Luca.
Qua si sogna, qui si sogna col posto. La potenza commerciale è una partita altissima, si sta facendo. Appena vedi che il costo è meno di quello che ti dice qua, le 2,55, vuol dire che già il mercato c'è. Quindi può fare liberamente. La Bavaria si arrende, Anhalt, quindi mo ci saluta. Sono riusciti a fare una riforma, ragazzi. Sono... Ah no, aspetta. Ah no, ha revocato una riforma, ok. Così a caso la Commonwealth non sapeva che fargli fare per fargli più male possibile, gli ha fatto revocare una riforma. Muore Alta Saende, guarda, proprio un dito. Questa è la creazione di Adamo. Questo qua, il Commonwealth sta incenando Dio. Che si allunga per toccare la Francia, che è Adamo. Ecco qua, qua c'è un dito della Francia che si sta allungando verso il Commonwealth. Ok, Ferrara. Anhalt full annex. Ok, sta in forma l'impero, eh. L'era dell'assolutismo, ragazzi, l'era dell'assolutismo. Ovviamente non la sfruttiamo al massimo. Vi ripeto, quanto abbiamo di assolutismo? Al massimo avremo 30, però prendiamo un po' di amministrative efficiency. Sono cambiate tutte le idee, queste le faremo appena possibile, insomma, ma quella che ci interessa è 5 di admin efficiency e basta, ragazzi, in realtà. Cioè, boh. Non è che ci sia molto di impatto, visto che dobbiamo chiudere la partita tra pochissimo. Se abbasso l'autonomia dappertutto, prendo già qualche punto d'assolutismo. Tiè. Tiè. Mazza, c'hai un po' d'autonomia, eh. Ok, beh, già ho preso qualche punto d'assolutismo. Già 15. Ok, e questo qua sarà 4,5 di amministrative efficiency. Che buttavo al secchio, ragazzi. E mo devo capire quando... Quando arriva il momento di attaccare di nuovo la Spagna. La Spagna la possiamo attaccare probabilmente direttamente nel 23. Se intanto vogliamo in qualche modo inventarci un casus belli per attaccare questi, sfascia gli ottomani, però ci deve venire il Commonwealth, cacco. Se gli dico di prepararsi alla guerra e gli pago i debiti, il Commonwealth ci viene. Vabbè, insomma, ragazzi. L'era dell'assolutismo, vi ripeto, non ce la sfruttiamo al massimo. In realtà dovremmo anche togliere tutti questi fregni qua che abbiamo, che ci occupano un po' di professionalismo. Magari piano piano lo facciamo, perché tanto alla fine che ci costa? Tipo togliere sto 25 d'amicizia in più con i cattolici, mo che è pieno di protestanti. Dai, togliamone uno, così almeno già ci troviamo con 40 d'assolutismo e almeno c'è da pure un po' di disciplina, ragazzi. Ci vediamo alla prossima puntata in cui... cominciamo o a tramare per attaccare la Tunisia o insomma vediamo ragazzi, vediamo, non so che dirvi, facciamo l'ultimo supermercato. Io con questo vi saluto e alla prossima.